mai, e che se guardi indietro non ci crederai, perché ci vuole passione. Bentornati in questo video tutorial tutto per noi due. Qui parla Simone Bonomi e bentornati nella taverna di accordi e spartiti. E con questo video tutorial di chitarra proverò a spiegarti un pezzo meraviglioso di Brunori del 2020 che si chiama Per due che come noi. E a dirla tutta, la chitarra non è proprio la protagonista di questo brano, come invece lo è il pianoforte. Tra parentesi ti invito ad andare sul sito di Accordi Spartiti o sul canale YouTube, dove abbiamo appena caricato anche il video tutorial di pianoforte. E così cogli anche l'occasione per iscriverti al canale YouTube di Accordi Spartiti, perché vi vedo che siete in tanti che guardate i video ma non siete iscritti al canale, furbetti. Fine dello spot, è già troppo tempo che sto chiacchierando, partiamo subito con l'intro. Per fare questo brano io utilizzo il capotasto al quinto tasto. Si può anche tranquillamente fare senza capotasto, io il capotasto lo metto qui per una necessità melodica, per riuscire cioè a valorizzare la melodia che fa il pianoforte, ma ti spiegherò tutto fra pochissimo. Partiamo con l'intro. Gli accordi che suoneremo con il capotasto sono quindi Sol maggiore, Si minore, La minore settima e Do basso Re. Tengo praticamente così, mettendo solamente un dito sulla seconda corda e suonando dalla quarta corda in giù. La ritmica che ti consiglio di tenere di base per tutto il brano, poi ovviamente ci saranno dei sali e scendi dinamici, è la seguente. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Senti come differenzio il basso dalle corde acute. Quindi i primi due colpi sui bassi e l'ultimo sulle corde acute. Se vuoi fare un upgrade a questo intro, ti consiglio, sempre su questi accordi, di aggiungere questa melodia. Attenzione che, come con gli accordi, ti dirò la melodia in suoni trasposti, non in suoni reali. Vuol dire che questa nota qua in realtà sarebbe un Sol, ma per noi, essendo al secondo tasto della seconda corda, è come se fosse qui. Quindi io ti dico Re. Quindi con l'accordo di Sol, Re, Re, Mi, Fa diesis, Si minore, accordo, sempre con il Re che canta, poi Re, Mi, Fa diesis, accordo di La minore settima, quindi con il Mi che canta, Mi, Fa diesis, Sol, accordo di Do, basso Re e melodia Mi. Facciamo così, te la suono lenta lenta. Ti consiglio di non incasinarti troppo la vita dando pennate in su e pennate in giù senza senso. Io qua do tutte le pennate giù anche per la melodia. Esempio. E con gli stessi accordi comincia la strofa. Vuoi fare l'amore, vuoi solo godere, una linea sottile la posso intuire, dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare, e chi se ne frega se sesso o se amore. Conosco la tua pelle, tu conosci il mio odore, che poi chi l'ha detto che è peggio il tuo di un cuore, e che serve una canzone per parlare d'amore. Finita questa strofa cantata come peggio potevo cantarla, c'è di nuovo un giro dell'intro e il pre-ritornello che andiamo a vedere subito. Gli accordi di questo pre-ritornello sono Do maggiore settima con il basso di Sol, Re maggiore con il basso di Do per due volte. Quindi di nuovo Do maggiore settima, basso Sol e Re, basso Do. Dopodiché Sol maggiore con l'aggiunta della nona, di nuovo Sol maggiore e un Re maggiore, basso Sol, che in realtà sarebbe un Sol maggiore settima con l'aggiunta della nona, ma siccome ci facciamo la vita sempre troppo difficile, lo chiamiamo Re maggiore basso Sol. Ma non confondere l'amore e l'innamoramento, che oramai non è più tempo. Senza quando fuori tira vento.
in cui gli accordi sono Do maggiore settima, basso Sol, Si minore settima, La minore settima per due volte, quindi di nuovo Do maggiore settima, basso Sol, Si minore settima e La minore settima, mi sento come quello delle farmacie negli spot pubblicitari, Si settima, Mi minore, La maggiore e Do maggiore per rilanciare poi la strofa che ricomincia. Attenzione che sul Do maggiore settima con il basso di Sol e Si minore settima non riesco a tenere la ritmica che tenevo prima perché gli accordi sono molto veloci, anche sul Si settima successivo per andare al Mi minore, quindi ferma, la fai solamente una pennata in giù. Per due che come noi non si son persi mai e che se guardi indietro non ci crederai perché ci vuole passione. Riprendo con la strofa, quindi Sol, Si minore, eccetera, eccetera. Quindi segue di nuovo una strofa, un preritornello e due ritornelli. Alla fine del secondo ritornello, anziché esserci però il Do maggiore, c'è solamente un La minore settima, un Re maggiore e ripete poi il giro dell'intro. E stai tranquilla, sono sempre qui a stringerti la mano, ti amo. E riprende il giro dell'intro. Anzi, non è che riprende con questo giro, finisce. Quindi, finendo questo giro, finisce anche questo video tutorial di chitarra. Spero che questo video contenuto ti sia piaciuto, caro il mio video spettatore. Se ti è piaciuto, faccelo sapere mettendo appunto un bel pollice all'insù a questo video e iscrivendoti al canale YouTube di Accordi e Spartiti. Sì, lo so, sono ripetitivo, te l'ho già detto. Ti rinnovo anche l'invito a curiosare, a prendere ispirazione dal video tutorial di pianoforte di Per due che come noi di Brunori. E che altro dire, noi ci vediamo ovviamente in un altro video tutorial di Accordi e Spartiti. Ciao!